La sesta giornata dei Giochi Olimpici a Rio ha portato una nuova medaglia per l'Italia. Si tratta di un bronzo conquistato dalla coppia di canottaggio delle due senza uomini Giovanni Abbagnale e Marco Di Costanzo. Molto combattuta per intensità ed emozioni, con il testa a testa per loro nella specialità due senza uomini, andato alla Nuova Zelanda nei confronti del Sudafrica, mentre gli azzurri l'hanno spuntata negli ultimi 50 metri sulla Gran Bretagna. Si tratta della dodicesima medaglia per la spedizione azzurra. Splendido successo nel torneo di pallanuoto per il Sette Rosa allenato da Fabio Conti. Le azzurre hanno sconfitto per 8-7 l'Australia con rete decisiva a 40 secondi dalla fine di Bianconi. La carabina non porta fortuna a Petra Zublasing. L'azzurra, dopo l'eliminazione dei 10 metri, chiude ai piedi del podio, quarta, con l'oro vinto dalla tedesca Engler nei 50, argento e bronzo per la Cina. Infine, i ragazzi della pallavolo battono facilmente il Messico per 3-0, 25-17, 25-13, 25-17 e mantengono ben saldi la testa del girone. Mimmo Siena, Speciale News.